fatta, è arrivato anche il 13 settembre, è arrivato il momento che un paese piccolo ma bellissimo come Taranta Peligna approdasse, anzi riapprodasse, perché si è fatto già un trail qualche anno fa organizzato dal bravissimo Claudio Bellisario, riapprodasse al mondo del podismo. Sono circondato dalla Taranta proprio che lavora e che è al servizio del cittadino. Sono Nicola, che è presidente dell'associazione Acque Vive e che da questa mattina sta collaborando, che hai messo completamente a disposizione, Nicola, praticamente tutta la tua area, che è un'area bellissima. Un'area di 3 ettari dove la gente può fare picnic, rilassarsi e stare in mezzo alla natura. Tra l'altro oggi è completamente a disposizione dei podisti, perché gratuitamente avete messo l'area a disposizione nostra, possiamo fermarci a pranzare, possiamo fermarci a goderci queste acque splendide. D'altronde il nome Acque Vive ha un suo perché. Insieme a Nicola c'è anche Giovanni, che è un giovanissimo amministratore, ci ha appena raggiunto anche Mattia, che si è messo a servizio sempre dei podisti. Giovanni, ma Taranta Peligna alla fine cosa offre? Perché dobbiamo invitare a venire a trovarci qui in paese tutte le persone? Parliamo un attimo dei nostri valori, a parte le acque, le montagne, le grotte che sono ancora chiuse, ma speriamo l'anno prossimo. Spieghiamo anche il perché tanti mi chiedono: ma quando è che riaprono queste grotte? Purtroppo per il rischio idrologico stiamo ancora aspettando l'ok dalla regione per riaprire. E quindi appunto perché le grotte sono chiuse, noi dobbiamo puntare sul Parco Fluviale delle Acque Vive, comunque che è un bellissimo posto, nonché ne scrisse anche D'Annunzio insieme alle grotte. E dobbiamo ringraziare il signor Nicola comunque per il fatto che sta valorizzando questo posto, e speriamo che questa prima edizione dell'Urban Trail della Tarantola possa diventare una tradizione, così che da valorizzare sempre questo magnifico posto. Partite, anche le belle signore, che ne sono diverse, di belle signore presenti a questa mattina.
la faccio, ce la faccio, ce la faccio! Oh, ciao, buongiorno! Prossimo anno, 25 luglio, domenica 2021, Rivisoldi, gara dei tre comuni. Ci saremo tutti quanti! Che viene vinta dal più giovane Riccardo, il mio Riccardo, bravissimo Riccardo, e bravo con Abile Riuccitelli, una parabolata per la terza piazza, e Candro che è chi anche si aggiudica la terza piazza, volata con D'Aurora e Battistella e D'Aurora Williams, Luciani, Gianluca, Jezzi, Jezzi, è l'arrivo della prima donna con 1785 di petto. Arriva, arriva anche la seconda ragazza. Allora io faccio un piccolo saluto a nome dell'amministrazione, porto i saluti del sindaco, grazie all'associazione Uniti per le Acque Vive, grazie al campione Alberico Di Cecco, ringrazio anche l'associazione Città delle Grotte che collabora insieme con il comune di Tarantapetini. Iscriviti al canale e attiva le notifiche. Qui sotto troverai il link per le foto e la classifica.